Ciao a tutti e grazie per essere qui. Il contenuto di questo video è tratto dal libro uscito nel 2020 intitolato Survival of the Friendliest, cioè la sopravvivenza del più amichevole o del più socievole, del più affabile. Gli autori sono Brian Hare, professore di antropologia evolutiva presso l'università statunitense Duke University, e Vanessa Woods, ricercatrice presso la stessa università. La frase sopravvivenza del più adatto viene spesso utilizzata per dipingere un mondo basato sulla competizione, in cui soltanto le persone più spietate riescono a sopravvivere o raggiungere quello che chiamiamo successo. Questo libro invece prova a darci prove scientifiche a supporto della tesi che, per quanto riguarda la sopravvivenza e l'evoluzione del genere umano, l'amicizia e la solidarietà sono più importanti della competizione o del bellum omnium contra omnes, per dirla con Hobbes. Secondo gli autori, l'aspetto esteriore della nostra specie non è casuale o qualcosa di puramente estetico. Al contrario, le dimensioni e i tratti peculiari del volto umano sono il risultato di alcuni importanti cambiamenti nelle nostre menti. I reperti fossili ci mostrano infatti che la selezione naturale dei primi esseri umani ha favorito anche il carattere dell'affabilità, ossia della cordialità e della gentilezza verso gli altri. Gli esseri umani moderni, una specie di ominide chiamata Homo sapiens, sono attualmente i primati dominanti sul pianeta, ma non è sempre stato così. Fino a soli, tra virgolette, 50.000 anni fa, infatti, c'erano almeno altre 5 specie di ominidi sulla Terra, ma col passare del tempo l'Homo sapiens è diventata la specie di maggior successo. Cosa ci ha dato quindi questo vantaggio sulle altre specie? L'ipotesi che fanno gli autori di questo libro è che i nostri primi antenati si siano auto-addomesticati, nel senso che la pressione evolutiva ha favorito gli individui più socievoli, non quelli più brutali, individualisti o competitivi. Questo perché una maggiore attitudine ad andare d'accordo con gli altri consente di comunicare in modo più efficace, di formare strutture sociali più dense e più stabili e di collaborare allo sviluppo di nuove tecnologie. In sostanza, l'affabilità ci rende più predisposti alla convivenza pacifica, o aggiungo io, a riunirci in social catena contro la natura matrigna, come direbbe Leopardi, e di conseguenza alla formazione di comunità che hanno reso la nostra specie maggiormente in grado di far fronte alle difficoltà della sopravvivenza. Il testosterone, ad esempio, è un ormone legato alla competizione e all'aggressività, e contribuisce anche a specifici tratti del viso, come arcate sopraccigliari e mascelle pronunciate. Gli studiosi che hanno esaminato i reperti fossili delle diverse specie umane hanno scoperto che nella specie di maggior successo dal punto di vista evolutivo, quindi l'Homo sapiens appunto, la dimensione delle arcate sopraccigliari e della mascella si sono nei secoli notevolmente ridotte. Questo indicherebbe uno stretto legame tra una maggiore socialità e il progresso della nostra specie. Nei volti moderni si trovano poi anche altri segni che supportano la tesi dell'auto-addomesticamento. Ad esempio, se confrontiamo gli occhi umani con gli occhi degli scimpanzé, scopriremo che solo nei nostri è presente l'area bianca chiamata sclera. Secondo gli autori, anche questa caratteristica è un effetto collaterale della selezione per cordialità, in quanto le sclere bianche rendono più facile capire dove si sta guardando ed è questo uno strumento chiave per la comunicazione interpersonale. Un'altra prova a supporto del fatto che gli esseri umani sembrano programmati per formare relazioni sociali ci viene fornita dall'ossitocina, un ormone che rallenta l'azione dell'amigdala, la parte del cervello responsabile, tra le altre cose, del cosiddetto condizionamento della paura, che è il processo di apprendimento che permette all'essere umano, in seguito a ripetute esperienze, di imparare ad aver paura di qualcosa. Diversi studi hanno dimostrato che grazie all'azione dell'ossitocina sull'amigdala, l'essere umano diventa più empatico e più in sintonia con le emozioni degli altri. Perché quindi, in base a questo dato, gli autori hanno concluso che gli esseri umani si sono evoluti grazie alla loro socievolezza? Perché l'ossitocina viene prodotta naturalmente durante gli incontri sociali, semplicemente guardandosi negli occhi, anche tra estranei, cosa che ha portato al naturale allargamento del gruppo sociale dalla famiglia, al quartiere, alle città, eccetera, con tutti i benefici che ne derivano. A questo punto però un'obiezione viene spontanea. Se ci siamo evoluti grazie alla gentilezza e all'affabilità, perché da sempre gli esseri umani cercano di annientarsi l'un l'altro con guerre, persecuzioni, genocidi, eccetera? Perché, ad esempio, accade che una persona uccida e torturi decine di altri esseri umani
e poi magari sia amorevole con i propri figli, con la propria moglie o addirittura con il suo cane e con il suo gatto? Secondo gli autori è sempre per via dell'ossitocina, che ha un pericoloso effetto collaterale. Rende i mammiferi più aggressivi verso gli estranei quando questi sono percepiti come una minaccia. In altre parole, gli esseri umani danno aiuto e sostegno anche agli estranei fin tanto che questi sono percepiti come parte del loro gruppo. In caso contrario, a livello neurologico, li consideriamo letteralmente come meno umani e quindi non abbiamo interesse a empatizzare con i loro pensieri, sentimenti ed esperienze. Su larga scala, questo effetto neurologico si trasforma in un fenomeno culturale. Quando un gruppo ne opprime un altro, infatti, spesso si giustifica dipingendo gli estranei come esseri non umani. Ecco quindi spiegato il razzismo, l'antisemitismo, eccetera. Bene, questo è tutto. Spero davvero che abbiate trovato il video interessante e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Se volete, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Per adesso vi ringrazio sinceramente per l'attenzione. Alla prossima!